Onorevole, via più un minuto. Grazie Presidente. Mi permette di concentrarmi su pochissimi aspetti di questo bilancio, ringraziando innanzitutto il relatore e quanti hanno lavorato al, al bilancio. Io credo che eh, il lavoro che abbiamo fatto in Commissione, attraverso tutti i gruppi, avrebbe permesso di fare molti più risparmi di quanti non ne siano stati fatti, avrebbe permesso di fare un lavoro molto più ampio di quanto non sia stato fatto. Credo che le nuove spese per la sicurezza, di cui naturalmente siamo tutti convinti, eh, non tanto per la sicurezza nostra quanto per la sicurezza dei nostri collaboratori, per la sicurezza del funzionariato che lavora dentro il Parlamento, siano spese necessarie assolutamente ma siano spese eh, come dire, eh, esagerate. Io credo che la si debba smettere, la si debba finire con il tema della sicurezza per giustificare qualunque tipo di spesa. Eh, un esempio di questo tipo è l'esempio, e lo cito soltanto perché vedo che non ho più tempo, eh, degli autisti. Credo che si stia facendo un grande errore, credo che si stia facendo un errore di valutazione, credo che si stia facendo un errore prospettico. Noi dovremmo dare ai cittadini europei, perché anche il bilancio del Parlamento europeo risponde ai cittadini europei, un bilancio più equilibrato e con intenti di risparmio maggiori. Grazie. Thank you for one minute, Mr. Un minuto a facoltà Benito Siluaga. Grazie, Inizierò il mio intervento denunciando la mancanza di serietà con cui questo bilancio per il Parlamento è stato presentato, non per colpa del relatore. Poca capacità legislativa ha il Parlamento oggi. Per